Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di FK Giorni. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag FK Giorni qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata. Ragazzi, sto salendo molto veloce, sto pushando giornalmente perché sto giocando molto a questo gioco, anche in mobile. Allora, siamo a livello 180-170, fatto ieri sera mi sembra 2 o 3 di questi 180. È molto più facile salire di livello adesso che mancano 12 giorni alla nuova season. Allora, la problematica che abbiamo ovviamente è arrivare alla nuova season e poterci entrare direttamente. Per poterlo fare, come vedrete qua, la nuova season Cantico del Conflitto sarà disponibile tra 12 giorni, quindi non tantissimo. E i requisiti per poterci entrare è completare la missione principale, l'ultima tappa, completare tutte le sfide FK che non me ne mancano tantissime, raggiungi il livello risonanza 2.40. La problematica è proprio questa, arrivare al 2.40 entro 12 giorni. Però a FK Giorni è venuto incontro alla situazione. E che cosa ha fatto? Io già ho l'aumento per ovviamente lentezza, perché non è che gioco continuamente tutte le ore, quindi già si è attivato l'avanzamento potenziato per i livelli FK. Ma in più abbiamo il Final Push, che è un'aggiunta che hanno messo loro, infatti è in inglese, non è stata neanche tradotta. Aumenta i premi dalla FK per prepararti alla nuova season. Quindi siamo tutti boostati da FK Journey, quindi sarà più facile fare queste sfide. Quindi oggi intanto andiamo a fare un paio di cosine. Io sto andando avanti con tutto, con il pass, per cercare di velocizzare appunto l'arrivo al max e poter partecipare alla nuova season a palla e portarvi i contenuti al massimo delle possibilità. Oggi andiamo a farci un po' di opening, assolutamente, perché mi tengo le cose da parte. Florabel non la sto toccando più, perché Florabel deve essere fullata piena, deve essere potenziata al massimo per essere effettivamente utile 100-100. Quindi è meglio potenziare Cecia, che già l'avevo cominciata a potenziare. Il nuovo personaggio della nuova season ovviamente sicuramente andrà a gemme come lei, quindi assolutamente andremo a utilizzare quello, ok? Ma andiamo avanti. Allora, andiamo a prenderci i nostri 34 biglietti, ne prendiamo tutti la trentina di questi qua, garantiti entro 60 regolamenti un eroe S, quindi andiamo di cattiveria, apriamoci tutto e facciamo potenziamenti così saliamo più velocemente, ovviamente. Ok, oh, robina carina, robina carina, vediamo un po', facciamo un jump. Ok, lui è molto buono, va utilizzato in alcune sezioni. Oh, lei per le dream, fantastica. Ho cominciato a vedere anche i set maxati a livello 2.40, quindi i team specifici. Oh, di nuovo lei! Madonna, la potenzia alla grande se continua così. Altra apertura da 10. Olè. Ok, lui. Lui lo sto potenziando anche con tutte quelle che si acquistano nell'Emporio, quindi gli sto dando veramente il massimo. Poi, reclutamento epico, ne ho ben 26, ragazzi, quindi opening e le posso prendere. Ancora 24 e me ne danno una. Che roba. Aspetta, ma lo posso scegliere? Posso scegliermi l'eroe da potenziare? Allora, lui già ce l'ho potenziato alla grande. Potrei andarmi a potenziare Cecia, oppure potrei prendermi lui, perché questo è un altro per il team finale, appunto, da potenziare. Davvero, io non ce l'ho, mi sa lui proprio. Quindi sarebbe il caso di prenderlo. Sapete che sarebbe il caso di prenderlo? Ma sì, mi seleziono lui. Ok, vediamo un po'. No, è bacino di premi, quindi non si può selezionare. Questo è lui, basta, posso ottenere solo lui. Ah, posso changeare, posso cambiare e mettere loro. Allora, la vecchietta l'ho presa ieri sera. Questi sono tutti quelli che ancora non ho in possesso, se non erro. Ancora da ottenere, infatti, ma non ci interessano. Quindi, sì, rimaniamo con quella, con quel set lì, assolutamente. Oppure potrei levarmi lui e switcharlo con lei, così ne prendo un doppione se dovesse capitare e lei si potenzia. Perché è molto forte, l'ho incontrata in PvP, mi hanno sfasciato spesso la testa. Vai, andiamo. Ok, un bello open da 10, vediamo un po' se ci esce qualcosa di buono. Lucine, diciamo. Ok, saltiamo. Ok, buona anche lei come assassina. Ci piace, è un'altra di quelle top. Oh, le ovviamente maxate, raga. All'inizio non sono buone. Oh, due di lui. A posto. Mi sa che lui sarà potenziabile a sto punto. Andiamo a reclutare una alla volta.
Ok, per forza di cose, perché dobbiamo prenderci uno di quelli potenziati grossi, come piace a noi, così la nostra squadra si potenzia ulteriormente, se spera di riuscirci a potenziarlo. Vai così, Omniganda, sto andando a botte di Omniganda. Eccolo, è arrivato, oh, proprio lui, a posto. Abbiamo sbloccato Aeron, che sarebbe quello che fa, quando è potenziato nel modo giusto, il tornado al centro. Quindi per il PvP è una cosa incredibile, ragazzi. Quindi tanta roba. Ok. Allora, non so se posso fare altri open. Aspetta, fatemi controllare. Ovviamente potremmo andare a vedere stanza... stazione Astrovista, dove ci sono appunto dei personaggi molto interessanti per noi. Ok, allora non ce l'ho, però lo posso prendere forse dal negozio del reclutamento. Con i punticini che abbiamo fatto adesso, uno lo potremmo prendere. 620, eccola qua. Andiamoci a fare anche un'astrovista, sperando che ci esce qualcosa di buono. E questi innescono mai, oh. Vai così. Ok, quello che ho selezionato è lui. Tanta roba. Dacci, niente, che tristezza. Vabbè, vabbè, diciamo. E ci ha dato 15 bigliettini. Ma... un po' pochino. Allora, raccolta mistica ci dice novità. Andiamo a controllare cosa c'è sopra. Ovviamente abbiamo tutti gli altri bonus attivati. Ok. Questa è la panoramica dei bonus attuali FK che abbiamo. Allora, intanto, mission. Andiamoci a prendere la robina che abbiamo fatto adesso. Poi le missioni di Gilda, perché già sto andando a palla pure con la Gilda. Guardate che roba. Tiesi, ciaone. Potenziamenti a palla. Già superato il limite alla grande. Ok, pure qua stiamo prendendo altri e tanti premi. Amicizie, amicizie, comincio a avere tanti di voi ragazzi tra gli amici che giocano FK Journey. Doni amici, grazie, ci piace, eh. Qua c'è un pallino con l'evento, perché oggi dobbiamo continuare a fare anche il Lord Primordiale. Ovviamente ci siamo potuti... oddio, aspettate però. C'è stata potenziare Odi. Ah, oh, sì, 10-10, eccolo. Eccolo che si potenzia. Mitico. Mitico. Tanta roba, raga. Non so se si possono fare potenziamenti dopo che è arrivato a Mitico. Era Mitico Plus. Mi sa che è Mitico Plus. All'istante bersaglio avvelenato quando i loro PS scendono sotto una determinata soglia. Questa è enorme come cosa, raga. Quindi spero di arrivarci molto presto. Ovviamente già ho fatto gli acquisti e i potenziamenti su di lui, quindi oggi non ne possiamo fare altri. Allora, andiamoci a fare... no, che labirinto arcano. Fermati, dobbiamo andare al Regno Onirico. Una bottarella gliela darei. Perché siamo arrivati molto alti. Io ho giocato ovviamente anche fuori dal gioco, fuori dal video, quindi è importante anche questo. Allora, scusatemi, devo andare dal Lord. Sfida il Lord. Andiamoci a fare tre battagliette sul Lord. Adesso c'è anche il negozio di Katie. Di Kate, scusate, che è quello lì dove si usano quelle specie di monete fatte a mezzaluna. Ok, portiamoci via lui, così prendiamo altra roba per potenziarci. Ovviamente DPS a distanza, vabbè, sappiamo quali sono, che ne fanno la meglio. Ovviamente è un boss singolo, quindi conviene usare cose a distanza fatte bene. C'è un tanto di lag, non so per quale arcano motivo. Allora, abbiamo il nostro curatore stupendo. Abbiamo Krug davanti, che riduce la vita del Lord Primordiale, e quindi dovremo fare sufficienti danni. Però essendo un boss stile Dream, in realtà noi potremmo fare anche un'altra cosa molto intelligente. Visto che non serve un vero e proprio tank, potremmo anche azzardare una cosa del genere e cercare di curare il meglio tutti. Diciamo, il nostro curatore fa da tank, e facendo in questa maniera prende più danni e dovrebbe curare più spesso, per logica. Vediamo un po' se funziona. Facciamo più danni possibili a questo Lord Primordiale. Vai così, dei cattiveri. Anche perché quella avvelena, cioè non fa un danno secco specifico diretto. Ecco, l'unico problema magari è la nostra arciera del Dream, che si sposta in maniera importante a destra e a sinistra ed è difficile da curare. Ok, i danni gli stanno arrivando. Vediamo un po' se reggiamo con le cure. Mettere al centro lui come curatore sembra la mossa più giusta, perché essendo più centrale riesce a curare tutti quelli che ha intorno senza troppi problemi. Va bene, siamo sui 4 milioni di danni a 52 secondi ancora, 49 secondi, dai così. Ovviamente non so se sopravvivono, perché specialmente l'arciera è un grande danno, ma muore che è un piacere, ragazzi. Stiamo morendo prima, mi sa che il tank mi ci voleva ugualmente. Magari, forse sì. Però stiamo facendo molti più danni del solito, sembra. Fai vedere.
5 milioni e 9, 11 cassette. Cosa? Sei serio? Nuovo record. Eh sì, siamo arrivati quasi alle 15. 15 dovrebbe essere quasi il massimo ottenibile in media. Quindi tanta roba. Allora proviamo a rimettere il nostro colosso forzuto, come dice il gioco. E leviamo ovviamente lei. Vai così, lui lo rimettiamo centrale. Everyone. E andiamo con il nostro mitico colosso, che è il form iniziale con cui abbiamo già combattuto. Trucco in pratica serve esclusivamente ad abbassare l'armor dell'avversario, visto che c'è lui. Per forza. Serve per forza lui. 100-100. Vediamo un po' quante cassettine riusciamo a fare senza quel DPS di più. Però dovremmo resistere per più tempo vivi, perché quel veleno è un grande problema, quello del Lord Primordiale. Infatti non riusciamo ancora a rimanere vivi fino alla fine della battaglia, in nessuna delle situazioni. Almeno che non provo a utilizzare Coco, che non mi ricordo se si chiama così. Mi dimentico sempre come si chiama. Gli cambio sempre il nome, poraccio. Quella che mette lo scudo ad aria. Ok, siamo a 5 milioni adesso. Dovrebbe partire con quel veleno maledetto. Infatti l'ha fatto. Gliene frega niente. Abbiamo fatto meno danni, però è rimasto in campo il nostro tank. Ok, interessante questa cosa. Abbiamo fatto una cassettina di meno. Ok, allora proviamo a fare un'altra variazione, giusto per... Lo so che è una grandissima cavolata, secondo me. Levo quello che riduce il danno e mettiamo magari la tizia, quella che cura. Dove sta? No, quella che cura, scusate, quella che crea lo scudo. Eccola. Proviamo con lei. Magari con scudo aumento del danno, perché lei con la sua area aurea, sì, vabbè, aura, aumenta anche l'attacco, oltre che mettere scudo. Dovrebbe essere più efficace. Dovrebbe farci resistere di più, magari pure a quel veleno, chi lo sa. Sarebbe veramente una botta infinita. Avremmo più tempo per fare danni. Non ne sono sicuro, è un test, ragazzi, ovviamente. Ok, vediamo un po'. Dipende tutto da questo, se funziona. È tanta roba. Intanto il nostro tank è assorbimento attivato. E adesso vediamo, siamo sui 50 secondi. Di solito comincia in questo momento a fare quella sorta di veleno. Ci siamo curati nel momento giusto, stiamo resistendo di più. No, guarda, abbiamo resistito alla botta del veleno, raga. Fermi. No, stanno cominciando a morire una alla volta, però. Ok, è viva Cecia. È vivo ancora lui? No, no. Quel veleno dopo un po' continua e continua a menacce. Quindi il meglio che abbiamo fatto è stato con full DPS. Ok, buono a sapersi. Intanto abbiamo fatto 11 anche adesso. Tanta roba. Abbiamo preso diverse polverine che ci possono servire per farci crescere. Abbiamo fatto per un'altra volta lui. Allora, ovviamente andiamoci a prendere i nostri premi AFK. Anche se effettivamente adesso non ci danno tanto. E ovviamente andiamo a vedere gli equipaggiamenti che abbiamo preso. Ovviamente stanno... Se ridico ovviamente un'altra volta, menatemi. Dovrebbero stare nell'inventario come cassa. Stavo per ridire la stessa parola. Ok, andiamo ad aprirci questi tre forzieri. Roba livello 150, perché il boss dà quel livello massimo. Roba giornaliera, grazie. Ci piace. Ok, e andiamo... Sala risonante, equipaggiamento, e andiamo a fonderli per vedere se possiamo alzare qualcos'altro. Magari ci alziamo ancora il cecchino, lo facciamo diventare una belva. Eccolo qua. Vai così. La nostra Cecia e il nostro Odi e anche la tizia dovrebbero darci buone situazioni. Ovviamente non sto andando avanti nella storia in video, ragazzi, ma andrò avanti nella storia per cercare di arrivare alla grande con la nuova season. Però intanto noi ci facciamo le cose che ci danno più premi possibili, così da livellare più velocemente i personaggi. Allora, diciamo che di media, grazie a quel premi, solo i premi AFK dovrebbero farci salire due personaggi al giorno. Ed è tanta roba. Ok? Allora, proviamo a sfidare Regracido. Allora, questo Regracido è in modalità inferno, mi sembra, ormai. Quindi stiamo andando veramente in maniera difficilissima. Non lo riesco a battere ancora, perché fa tantissimi danni. E i miei personaggi non sono maxati, quindi ci sta che è molto più faticoso. Infatti guardate, non riesco a superare il mio record attuale probabilmente neanche così. Dovrebbe essere intorno al 20% il mio record attuale. Chissà se non lo supero, guarda, eh. Guarda, muori oltre, no, siamo al 30% addirittura. Cioè il mio record era molto più in là. Stiamo arrivando al record 40%. Vai.
Vai che superiamo pure. Oh, ho superato il record mio precedente. Col potenziamento che abbiamo fatto prima, probabilmente. Più danni, più resistenza, più cure. Guardate. 50%. Siamo arrivati al 50%. Tanta roba. E si sale, si prendono un sacco di premi. 50%, raga. E è regracido inferno. Perfetto, perfetto. Allora, ovviamente non voglio sprecare tutte le chance perché magari facciamo altri potenziamenti nel durante. Facciamoci un paio di sfide AFK per vedere se riusciamo a proseguire, perché oggi mi ero bloccato e quindi magari sarebbe carino. Posso scegliermi anche il tipo di battaglia, dai. Mi scelgo quella più piccolina, così magari siamo più tranquillotti. Allora, ci sta lui e diciamo che qua servirebbe più roba d'aria. La verità è questa, perché prendo un sacco di botte. A fase AFK 2.27 dovrebbero essere tutti oltre il 180 gli avversari. Noi invece ne abbiamo, mi sembra, 3 su 4 180. Però abbiamo la cecia dalla nostra che fa veramente la differenza, raga. Potenziata in quella maniera è veramente enorme. Infatti vi ho detto, in confronto a Flora, beh, non mi ricordo mai come si chiama, è meglio potenziare cecia se siete free to play, ovviamente. Se riuscite invece a cappare subito l'altra, l'altra ha dei vantaggi perché dà anche dei bonus ai compagni. Ok, io vedo che ci stanno anche delle battaglie differenti. Che posizione a vedere? 190 loro sono, io ho 180 massimo. Quindi già è una battaglia che va oltre. Ok, e la sto giocando con lo scudo come abilità, che se no probabilmente non reggerei, non basterebbe per fare quei danni. Ok, dai che ce la facciamo a fare 2-3 livelli FK e a portarci più vicini. Oddio, questa è quella con doppia fase, perché adesso si è sbloccata a me anche la doppia fase FK, nel senso che c'è una prima fase con una squadra, la seconda fase con un'altra, e non potete utilizzare gli stessi personaggi, quindi dovete fare più squadre diverse. Ok, si continua, fase 1 completata. Vediamo poi se la fase 2 con Coco regge. Ovviamente la seconda l'ho messa con più velocità di attacco per far attivare più velocemente a Rowan l'abilità sia di cura che di bonus. Oddio, li sta devastando quelli della fase 2. Cosa? Madonna, sta andando alla grande, forse perché sono più belligero. Ho fatto un team in pratica quasi full belligero la seconda. Sono 4 belligeri, quindi prende il bonus. Ok, e l'unico diverso è Rowan, che fa da piccola cura e continuo potenziamento per dare assorbimento scudo. Ok, qui ci sono 3 battaglie a scelta, ovviamente in base sempre al livello. Io però non vedo mai il mio livello, quindi mi sbaglio sempre. Vai, battaglia 7.28. Ok, potremmo anche andare di battaglia automatica a questo punto, visto che ci stiamo. Ok, questo è il set migliore che ho, quindi non è che può variare troppo. Ok, stiamo resistendo. Ovviamente le cure sono gigantesche. Adesso lui fa molti più danni, essendo trasformato in mitico. E Cecia è devastante. Scende giù Cecia 180. Fa una pulizia incredibile. Perfetto. Portata a casa anche la fase 7.28 con grande tranquillità. Olè, 7.29. Ci facciamo questa, arriviamo a 7.30 e poi ci stoppiamo, perché è già da tanto che siamo insieme, quindi non vorrei tediarvi troppo con cose che fate anche voi normalmente. Però oh, 7.30. Dovrebbe essere 7.60 e qualcosa l'ultima fase FK, quindi ci siamo molto vicini. Potrei arrivarci anche off camera tranquillamente. Ok, Cecia è devastante. Guardate che bella, scende, bam, devasto. Perfetto. Devo dire che me la sto cavicchiando bene. Poi ricordate che in pratica sono free to play, perché ho fatto una shop sola da 2 euro, che era quella per Rowan. Quindi nessun'altra cosa proprio. Infatti c'è quella lì che mi chiama, che mi dice guarda 35 euro bonus. No, sia mai. Io pure nei giochi, negli altri giochi che porto, non ho mai shoppato, perché Monopoli mai, Brawl il pass, giusto il pass come sempre. Però non ho mai preso il Brawler appena uscito, la cosa appena uscita, a soldi indigni. La sono sempre sudata, perché mi piace comunque giocare un minimo. Ok, mi sa che sono andato ben oltre. Sto alla fase FK 7.32 chiacchierando, perché hanno iper ucciso quelli precedenti. Va bene, dai, finiamo questa e stoppiamo. Vai, distruzione totale.
Mi raccomando, ragazzi, supportate il video e la serie, perché in Italia siamo in pochi a portare FK, quindi ci sta. 7.32, portata a casa. Oddio, fatemi vedere i regalini delle sfide. Allora, dovrebbe essere l'ultima. No, proseguono. Regà, ma quante so? Voi che siate più avanti, mi dite quante sono le sfide FK? Perché mi sa che sono molto di più di quello che pensavo. Ah, riuscirò a completarle tutte? Non lo so. Va bene, abbiamo preso altri punticini e siamo andati leggermente avanti. Sicuramente posso andare ancora più avanti. Allora ragazzi, questa era la puntata di oggi. Come avete visto, c'è il bonus progressione AFK maggiorato anche per il final push, che è appunto per finire prima la season. Dobbiamo cercare di arrivare a 2.40 con tutti questi entro questi 12 giorni, così appena inizia la season noi ci entriamo a piede di piombo. Io continuerò la storia perché tanto non vi interessa più di tanto. Cercherò di completarla il prima possibile, così almeno quella già è una cosa fatta. Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag FK Giorni qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino, e ci vediamo nel prossimo video.